Buongiorno carissimi amici di Realtim TV, abbiamo oggi il piacere di ospitare un autore televisivo, un giornalista che è qui per presentarci questo suo libro. Sto parlando di Aldo Dalla Vecchia. Buongiorno Aldo, benvenuto. Grazie mille, sono molto contento di essere qui con voi oggi. Ecco, il titolo del suo libro è L'Occhio Magico, breve storia della televisione italiana. E qui ce n'è da dire sicuramente, anzi, anch'io ne avrei da dire, dopo succederà probabilmente. Passo subito la linea alla nostra splendida Giusy. Buongiorno Giusy, benvenuta. Grazie direttore, buongiorno a lei. Benvenuto Aldo, siamo anche noi molto contenti di averti qui. Vedo che c'è anche dietro un altro ospite che si sta facendo avanti, quindi sono contentissima, c'è anche un gattino, vedo. Ne ho quattro in tutto. Ah ecco, ce n'è uno allora, magari vedremo anche gli altri. Allora Aldo, giornalista, saggista, autore televisivo, anche di programmi di grande successo negli ultimi 30 anni, faccio qualche nome, Verissimo, Target, Informa, The Chef, tantissimi davvero. Però oggi parleremo appunto di questo tuo nuovo libro. Tra l'altro Aldo ha scritto circa 22 libri o qualcosa anche in più, e oggi parleremo però di questo molto interessante, lo ripeto, L'Occhio Magico, breve storia della televisione italiana, prefazione di Massimo Scaglioni, grafe.it edizioni. Allora Aldo, è un libro che sicuramente mi ha interessato molto, è pieno di informazioni, chiaramente anche della tua esperienza e conoscenza in merito. Arriva con, diciamo, anche, come dire, il pretesto di festeggiare un compleanno, perché questa televisione fra poco compirà 70 anni, quindi a gennaio 2024 alle ore 11 precisamente la nostra televisione compie 70 anni. Allora raccontaci un po' dell'idea di questo tuo nuovo libro, di questa televisione che, insomma, 70 anni non sono tantissimi, però ha influenzato tantissimo quello che è invece la nostra vita, i nostri gusti, i nostri, ovviamente, la nostra politica, di tutto e di più è passato, insomma, da questo occhio magico. Quindi raccontaci di quest'idea e dell'importanza anche che ha avuto la televisione. Ma allora, l'idea l'ho avuta diversi mesi fa, ne ho parlato subito con il mio editore, che è Roberto Russo di grafe.it, con cui ho pubblicato diversi libri. Il primo che avevo pubblicato era 3 anni e mezzo fa, era un saggio dedicato a Mina, perché Mina compiva 80 anni, per cui ho scritto Mina per neofiti. Da lì è iniziato un filone molto felice di libri celebrativi, perché c'è stato anche Viva la Franca, dedicato a Franca Valeri, che avrebbe compiuto 100 anni, si parla sempre del 2020, fino ad arrivare a questo compleanno che è altrettanto importante e fondamentale, perché, come hai detto tu giustamente, la nostra cara, vecchia, anche un po' bistrattata televisione compie 70 anni. È nata domenica 3 gennaio 1954 alle 11 del mattino, e da un certo punto di vista 70 anni sono pochi, dall'altro sono tanti. Tantissimi. A me piace sempre ricordare che, anche se nessuno, come dire, lo ricorda mai, ma la televisione ha unito l'Italia, perché ha insegnato l'italiano agli italiani. Ricordiamoci che fino alla metà del secolo scorso si parlava quasi esclusivamente il dialetto in tutte le regioni d'Italia, e volenti o nolenti la televisione, con il suo italiano medio, con il suo italiano di Mike Buongiorno, ha unito l'Italia e ha insegnato l'italiano. A me piace sempre dirla questa cosa, perché, come dire, tutti sono sempre un pochino snob con la puzza sotto il naso, ma la TV è stata fondamentale, soprattutto nei primi decenni, per l'unità d'Italia anche da un punto di vista linguistico. E io sono un bambino degli anni 70 del secolo scorso, sono nato nel 68, per cui appartengo all'unica generazione che ha avuto la fortuna di vedere intanto il passaggio dalla TV in bianco e nero alla TV a colori, e poi anche il passaggio dalla TV pubblica, perché c'era solo il primo e il secondo, che sarebbero le attuali Rai 1 e Rai 2, alle televisioni private, perché negli anni 70 cominciano a nascere le televisioni private, che allora si chiamavano le televisioni libere, perché c'era un fiorire di antenne libere, e la televisione privata nasce allora. Per cui noi bambini dell'epoca era come se vivessimo in un Luna Park perenne, con
tutti i giocattoli colorati per la prima volta nella nostra vita. Per cui quello è l'inizio della televisione moderna, che è quella che vediamo oggi, che si è frammentata in mille canali, mille emittenti, e adesso da qualche anno ci sono anche le piattaforme, per cui c'è una scelta vasta come non c'è mai stata prima. Io rimango un grande amante della televisione anche oggi perché ci lavoro da 36 anni, scrivo programmi televisivi, faccio l'autore. La TV la guardo un po' di meno oggi, devo dire la verità, perché mi sembra un pochino più lenta, un pochino più faticosa e poi troppo lunga. I programmi sono troppo lunghi per i miei gusti, per cui tutto quello che guardo lo guardo quasi esclusivamente sulle piattaforme. Per cui i vari RaiPlay, Mediaset Infinity, Amazon Prime e Netflix, secondo me, offrono i contenuti più smart, più adatti ai giovani e non soltanto ai giovani. Per cui viva la televisione e altri, non 70, ma altri 700 di questi anni. Beh, insomma, questa è una, devo dire, una celebrazione fantastica, Aldo, di quello che poi io ovviamente poi ritroveremo anche nella lettura di questo libro, perché tu sei riuscito a condensare veramente tantissimo, tra l'altro dividi anche queste, per decenni, queste epoche della televisione. Ci sono anche due appendici molto interessanti, perché c'è l'appendice dedicata alla TV prima della TV e poi ce n'è una dedicata alla critica. Vuoi aggiungere qualcosa anche su queste due appendici? Ma allora io volevo fare un libro, come dire, che fosse di agevole lettura e di semplice lettura e che potesse essere utile anche a chi non c'era quando è stata inventata la televisione, perché vabbè, io stesso che sono nel 68 non ho visto i primi due decenni, ma i ragazzi di oggi non hanno visto il primo mezzo secolo della televisione. Siccome ci sono tanti saggi, tante monografie, c'è la fondamentale storia critica della televisione. Visione italiana di Aldo Grasso in tre volumi, ma non ci sono, credo almeno, dei bigini, dei riassuntini per decenni della televisione. Per cui io, con tutto l'amore, lo scrupolo e la passione possibili, ho diviso la storia della televisione italiana per decenni e per ultimo ho messo queste due appendici che hai giustamente ricordato tu, che mi sembravano molto interessanti e divertenti perché nella prima racconto che in realtà, anche se la televisione in Italia nasce domenica 3 gennaio 1954, gli esperimenti televisivi, non solo in Italia naturalmente, ma nel mondo, risalgono a diversi decenni prima e sono molto interessanti perché in parallelo con la nascita del cinema ci sono già i primi esperimenti di televisione che si chiamava radiovisione, non c'era ancora il termine di televisione. E la seconda appendice l'ho dedicata a un genere letterario e giornalistico vero e proprio che è la critica televisiva, perché fin dai primi anni della televisione italiana ci sono le rubriche di critica televisiva. Ovviamente oggi la più importante, la più autorevole oramai da più di 30 anni è quella di Aldo Grasso sul Corriere della Sera, ma la critica televisiva è un genere su cui si sono, come dire, divertiti generazioni di scrittori, di giornalisti fin dall'inizio della televisione alla metà degli anni 50, perché fior di letterati hanno contribuito a scrivere di televisione, per cui come dire, non è snobbata dagli intellettuali, ma è anche tenuta molto in considerazione la televisione fin dagli inizi. Ecco, abbiamo parlato appunto della divisione di questi decenni e poi voglio aggiungere che alla fine di ogni capitolo per questo decennio c'è anche il decennio in pillole, che è questa scheda un po' riassuntiva di quello che è l'argomento. Questo è un libro che riesce ad essere di piacevole lettura non solo per gli addetti ai lavori, ma un po' per tutti, e come diceva giustamente Aldo, mi posso inserire anche io, che anagraficamente mi sono persa determinate situazioni e soprattutto programmi, perché Aldo, al di là della divisione dei decenni, c'è un'importanza che tu dai ai programmi, ai generi, quindi ai contenuti. Ecco, parliamo di questi programmi. Tu hai fatto anche una carrellata di programmi che sono stati fondamentali nei decenni di cui parli, che hanno appunto lasciato un segno e che quindi ne valeva la pena anche approfondire per chi non li ha vissuti, perché ci sono ragazzi di oggi che determinati programmi non hanno ben capito quello che hanno, insomma, anche lasciato come eredità alla nostra televisione.
Certo, beh, guarda, il primo che mi viene in mente, che è anche uno dei primi che cito, è il quiz La sciora doppia con Mike Bongiorno, perché nel 1955, nel novembre del 55, parte quello che è il primo programma cult della televisione italiana. Calcoliamo che era un'Italia in cui c'erano pochissimi televisori, la televisione era una novità e pensa che le persone si riunivano o a casa dei vicini o andavano nei bar per vedere il primo quiz della televisione italiana che era la sciora doppia. Il presentatore ufficiante era Mike Bongiorno e La sciora doppia è il primo programma che unisce l'Italia. Ci sono appunto i gruppi di ascolto nei bar e nei locali e le persone si riuniscono a vedere i campioni, i primi campioni della televisione italiana. Per cui il programma che caratterizza gli anni 50 direi che è proprio La sciora doppia. Se vogliamo un genere, un programma per gli anni 60, direi che è lo spettacolo, il varietà del sabato sera caratterizza tutti gli anni 60. Mi viene in mente Canzonissima 68, perché Canzonissima 68 condotta da Mina, Walter Chiari, Paolo Panelli è l'apoteosi dello spettacolo, della sofisticatezza, del programma di varietà inteso come era una volta. Ecco, anche qui non voglio fare il vecchio brontolone perché io sono nato in quell'anno, peraltro perché non c'ero ancora tecnicamente, ma la TV di una volta è vero che era più bella, però ricordiamoci anche perché fare un programma facevano giorni, anzi settimane e settimane di prove, per cui è evidente che dovesse essere più bella perché veniva provata, rifinita in ogni più piccolo dettaglio la TV di allora e c'era soltanto un canale fino al 61 e due canali da 1961 in poi. Oggi non ci sono più quei tempi tecnici, oggi non ci sono più quei budget di milioni, per cui la TV di oggi è un pochino più povera e un pochino più frammentata. Per cui, tornando agli anni 60, direi che Canzonissima 68 è, come dire, l'apoteosi del varietà classico. Se vogliamo un altro genere, un altro titolo per gli anni 70, te ne do due. Uno è il talk show con Maurizio Costanzo, che parte con Bontà Loro nel 1976 e viene considerato da tutti il primo esempio di talk show all'italiana. Sempre nel 76 c'è il primo anno di Domenica In, per cui è il primo programma contenitore, che è un altro genere che, come dire, ha rivoluzionato la televisione e che continua ancora oggi. Per cui per ogni decennio io isolo sia la tipologia di programmi, sia i programmi cult per quel decennio e per quell'anno. Che meraviglia, ascoltare Aldo è veramente una musica, poi complimenti anche per la memoria storica di tutto, oltre che ovviamente la preparazione. Quindi ecco, qui dentro ci sono tutte queste chicche, tutte queste informazioni, è davvero un piacere leggere questo libro. Ti chiedo Aldo, stiamo parlando anche del modo di guardare la televisione, che è assolutamente cambiato. Appunto, tu dicevi prima ci si riuniva, si stava pure davanti la TV sul divano. Adesso la fruibilità è totalmente diversa, cioè adesso c'è la velocità, c'è lo smartphone. Come la vediamo questa cosa? Facciamo un po' i nostalgici oppure, beh, comunque sempre la televisione e Ma cambia secondo tutto. me, guarda, io beh, parlo della mia esperienza personale. Io personalmente non guardo più la TV classica se non per i grandi eventi. Per esempio, cascasse il mondo, Sanremo si guarda a casa con gli amici, per cui 5, 8, 10, 20 persone, tutti a guardare Sanremo a criticare con la Si fa lo cattiveria scherzo, massima dai. possibile, e quello rimane un appuntamento istituzionale. La stessa cosa credo che possa valere per pochi altri programmi, per cui i vari talent, i vari amici, i vari Ballando con le stelle, ci sono degli appuntamenti che possono diventare gruppo di ascolto. Ma in generale, per i ventenni, trentenni, quarantenni, ma io stesso che ne ho 55, io oggi la TV la guardo tutta frammezzata sull'iPhone, sull'iPad, addirittura posso guardarla anche sul computer quando mi danno la possibilità di vederlo sul computer, le varie emittenti, per cui è una TV più fruibile, nel senso che è una TV che
possiamo vederci dappertutto, anche in metropolitana volendo, no? Ed è per quello che ad alcuni come me, per esempio, le durate delle prime serate, queste 3 ore, 3 ore e mezza, 4 ore, io non riesco più. Cioè io che devo lavorare come tutti al mattino alle 7, alle 8 devo essere in piedi, io fino all'una di notte non ce la faccio a stare in piedi a guardarmi una prima serata. Per cui credo che ci sia un pochino una biforcazione tra chi guarda la televisione, come dire, quella di una volta, e chi guarda la TV invece sui vari mezzi a disposizione. Io sono metà e metà. Beh, quindi comunque anche l'importanza del programma rimane centrale, perché da quello che tu dici ci sono magari dei programmi dove ancora io li guardo in quel modo piuttosto che altri, quindi anche il programma è fondamentale da questo punto di vista. Assolutamente, io sto già organizzando con gli amici gruppi di ascolto per Sanremo 2024, per cui rimane centrale il programma, direi in quei casi, sì. Assolutamente sì. Parliamo invece un po', Aldo, perché tu sei anche appunto un grande conoscitore, da un punto di vista di qualità, da un punto di vista di programmi trasmessi. Ultimamente non solo la televisione, perché si parla un po' di una decadenza che va su vari fronti della cultura e su vari ambiti, però ecco, in questi anni la qualità è peggiorata, quello che stiamo trasmettendo ultimamente, si parla spesso di trash, si parla spesso di programmi di cattivo gusto. Ecco, la nostra televisione ha subito da questo punto di vista una decadenza? Assolutamente sì, poi non so se è la TV che influenza la società o se è la società che influenza il mondo, ma viviamo in un mondo sempre più, più brutto, più cattivo, più violento, più volgare. E la TV lo rispecchia perfettamente perché c'è gente che grida tutte le ore del giorno e della notte. Ci sono litigi veri o falsi. C'è anche, come dire, un uso della chiacchiera personale, del pettegolezzo, del gossip, del dire ed esibire le proprie vicende anche misere, che a me, sia come autore TV, sia come persona, come telespettatore, non piace. Ci sono delle piccole isole felici, come ci sono sempre state, ma direi che la volgarità è imperante, ma non soltanto in televisione. Cioè, guardiamoci intorno, quando siamo per strada, quando andiamo al supermercato, c'è gente che grida dentro il telefonino, c'è gente che urla, c'è gente che ti aggredisce perché magari l'hai spinta inavvertitamente, ti urlano dietro. Per cui il mondo, io mi ricordo quando 3 anni fa dicevano il Covid, l'emergenza sanitaria ci migliorerà, non ci ha migliorati, è tutto peggiorato sempre di più. Per cui io sono sempre positivo e propositivo, speriamo che, però mi sembrano tempi molto cupi, molto duri, per cui teniamoci le nostre piccole isole di felicità, di garbo, di educazione, che sono sempre più ristrette nella vita e anche in televisione. Sono perfettamente d'accordo con te, ovviamente la vita e quindi la televisione poi rispecchia quello che sono appunto la nostra vita, la nostra società. Dica, direttore. No, volevo aggiungere una cosa a proposito della bellezza che era la televisione, perché sono d'accordo con quello che dice Aldo sulla decadenza che c'è, vabbè, c'è in tutto, specialmente nella musica e così via. Io ho avuto la fortuna, visto che era il mio lavoro, comunque, di partecipare a una trasmissione anche televisiva con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Io suonavo l'Orchestra Sinfonica della RAI, ci sono andato per più di 40 anni, e abbiamo fatto tutte le sigle storiche della RAI. È stata una serata memorabile perché dal Carosello a fine delle trasmissioni a UFO Robot, a tutte queste cose qui, è stata meravigliosa. Intramezzata, appunto, l'orchestra suonava tutti i vari brani. E poi c'era Danilo Rea che col pianoforte improvvisava su questi temi, no? A blocchi di 4-5 brani, e lui poi faceva un insieme di improvvisazione. È stata una serata molto bella e credo che su YouTube si trovi questa cosa, quindi vabbè, questa era una Vabbè, chiacchierata. pillole di una televisione che purtroppo, diciamo, dico purtroppo non c'è più per certi versi, però dobbiamo, come dice Aldo, tenerci quelle isole felici e sperare
che possano, come dire, essere sempre più numerose, per così dire. Aldo, invece, il potere della televisione, visto, diciamo, da un punto più negativo, problematico, poco fa giustamente dicevi, è stata importantissima per l'alfabetizzazione, tutti si parlava in dialetto. E se invece la televisione diventa pericolosa, invece che istruire, può plasmare, può, come dire, incidere sul pensiero, può diventare più uno strumento di potere? Ma allora, qui lascio la parola a psicologi e psichiatri, posso dire la mia da sempre da telespettatore e da lavoratore della televisione. La TV, sì, è ancora un mezzo molto influente, secondo me, molto più dei giornali, e si affianca perfettamente anche ai social, perché la TV comunque rimane un totem nelle nostre case, no? Una volta era il focolare domestico, oggi rimane un focolare domestico elettronico. Può plasmare, può incidere sul nostro pensiero, perché molti la fruiscono in maniera passiva. Per cui è sempre importante, come dire, rendersi conto di quello che vediamo, scegliere quello che stiamo per vedere. Certo, un adolescente, un bambino non è in grado di farlo, per cui diventa fondamentale il ruolo di genitori ed educatori. In questo però devo dire che ci sono tante emittenti, tanti programmi dedicati ai bambini, tanti cartoni. Credo che la TV educativa e pedagogica che c'era una volta ci sia ancora in qualche isola felice, per cui la TV rimane fondamentale anche dal punto di vista dell'importanza, del potere di plasmare le menti, del inviare dei messaggi ben precisi. Sì, su questo hai ragione, basta sempre avere, come dire, l'intelligenza di saperla affrontare e, come dire, recepire con gli strumenti più adeguati. Sono assolutamente d'accordo. Posso chiederti cosa ne pensi dei reality? Perché comunque in questa fase, diciamo, più recente della televisione c'è stata questa esplosione dei reality. Cosa ne pensi? Sei anche un autore, quindi il tuo pensiero. Allora, te lo dico sempre da telespettatore, d'autore, non mi piacciono per niente, perché li trovo estremi, li trovo forzati, li trovo gridati, li trovo molto finti dal mio punto di vista. Corrispondono a tutto ciò che io detesto anche nella vita. Poi anche il mettere in piazza tutte le proprie miserie lo trovo orribile, e c'è un eccesso di spettacolarità che a me non piace neanche come spettatore. Vedo che però a molta gente piace, per cui, come dire, finché ci saranno le persone che continuano a guardare questo tipo di contenuti, che se lo guardassero loro. Io non amo per niente quel genere. Poi ti dico, anche nella vita io amo i toni molto pacati, la voce bassa, non mi piacciono le discussioni finte, i toni accesi. I reality sono quasi tutto questo e corrispondono a tutto ciò che a me non piace, non nella televisione, nella vita, prima che in televisione. Per cui se alla gente piace quel genere, che lo guardi, io non lo guardo. Aldo, ti faccio una domanda invece come autore, perché sei appunto un importante autore TV, magari c'è qualcuno che ci sta guardando che potrebbe voler intraprendere questa strada, quindi sei un po' una guida. Quale può essere il consiglio? Cosa non può mancare ad un buon autore TV? Da cosa partire? Ecco. Ma allora, l'elemento fondamentale, sembra banale, scontato, ma non lo è la passione per la televisione. Io ho avuto a che fare con dei redattori e degli autori junior che non sapevano minimamente la televisione, la storia della televisione, per cui alla base, come per tutti i mestieri, dal pizzaiolo al muratore, ci deve essere la passione per quello che fai. Sia che sia una pizza margherita, sia che sia un testo per la televisione, devi amare quel mezzo, devi amare la TV, devi conoscerne per sommi capi la storia. Per cui prima cosa è la passione per i programmi, per il mezzo, per guardare le cose, per il sapere che cosa va in onda, e poi anche una capacità di scrittura, perché bisogna avere una passione anche per la lingua italiana, bisogna parlare adeguatamente l'italiano, un'altra cosa non scontata, e bisogna saperlo scrivere. Detto questo, non è che uno per diventare autore televisivo debba essere Alessandro Manzoni, però, come dire, se uno ama la TV e ama scrivere, ha già due grossi vantaggi.
Diciamo così. E poi voglio aggiungere di leggere anche l'occhio magico, perché qui la passione, la competenza e l'informazione ci sono, e quindi è un grande aiuto. Aldo, voglio chiederti se stai scrivendo già qualcosa di cui ci vuoi dare delle anticipazioni, non so, vuoi dirci qualche novità? Allora, la novità più immediata che esce il giorno stesso del compleanno della TV, per cui il 3 gennaio del 24, è un altro libro sulla televisione che si intitola La tele a Torino, pubblicato da Buendía Books, e racconta le origini sabaude della televisione, per cui i primi esperimenti televisivi che si tenevano un po' a Torino, un po' a Milano e un po' a Roma. Per cui sono andato a sfrucugliare negli archivi storici, nei primi esperimenti di radio-televisione, e racconto un po' le origini torinesi della televisione. Fantastico, noi ovviamente intanto ti ringraziamo per questa bellissima anticipazione, sei sempre il benvenuto, sei invitato, Quando però volete. è sempre un piacere. Aldo, grazie per essere stato con noi, è stato veramente bello ospitarti, ascoltarti e ovviamente consigliamo l'acquisto e la lettura a tutti i nostri amici a casa di L'Occhio Magico, breve storia della televisione italiana. Grafe.it Edizioni per Realty TV, Aldo Dalla Vecchia. Grazie Aldo. Grazie ancora e buona televisione a tutti. Ciao a tutti, alla prossima!